nostra Livia Zancanera ne ha parlato con il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. E su queste aree che il personale si avvarrà, soprattutto il personale delle polizie locali, di strumenti di supervisione aerea, diciamo, anche attraverso droni, per avere una cognizione diretta dei luoghi dove poter intervenire in caso di assembramenti. È stato chiuso qualche parco in vista di Pasqua? No, noi guardi, qui sull'area metropolitana di Roma da tempo ci stiamo attenendo a delle modalità, per così dire, flessibili e dinamiche, piuttosto che chiusure preventive. Fino adesso abbiamo sperimentato il monitoraggio delle zone per delle chiusure flessibili attuate allorquando si dovesse verificare il problema di una eccessiva concentrazione delle persone. Quale sarà l'approccio? Ci sarà più un'opera di convincimento o più multe? Per un operatore che agisce su strada, il tema dell'applicazione delle sanzioni può diventare sempre in alcuni casi un tema di doverosità dell'applicazione della sanzione, però noi siamo consapevoli che insomma i cittadini stanno già da tempo, come dire, soffrendo questo contenimento e che quindi insomma per cui l'approccio sarà sicuramente quello fondato a stimolare la collaborazione dei cittadini e quindi il convincimento a partire anche dall'opera preventiva di comunicazione che si fa e quindi anche la sollecitazione ad assumere comportamenti che siano conformi alle regole.